sul razzismo strutturale, perché credo che uno degli obiettivi sia anche quello di andare a rimuovere quelli che sono le leggi, gli ostacoli, insomma, che portano comunque alla discriminazione di carattere strutturale. Apprezzo molto il fatto che sia stato aperto anche un workshop con un gruppo di lavoro sullo sport, perché io credo che lo sport non è solo quello che si vede in televisione, ma lo sport è, come dice la Commissione Europea, nel Trattato di Lisbona, così come nel libro bianco sullo sport, è un grandissimo strumento anche di inclusione sociale. Può essere un grandissimo strumento, può essere utilizzato anche a livello educativo. Lo sport può essere un linguaggio che parla e mette insieme la relazione alle differenze. E su questo ci sono delle regole o dei regolamenti che in Italia, presso invece le federazioni sportive, ostacolano i cittadini non italiani a fare attività sportiva o essere tesserati. Su questo la UIS, insieme alla Sport Foundation, che è una missione di associazione nata dalle palestre popolari, ma anche le città per il dialogo, per cui insieme di comuni nati come costo delle lanci, hanno fatto parte una battaglia. Una battaglia che ha avuto un primo risultato con il cambiamento di alcune regole da parte della Federazione Gioco Calcio. Però non è finita questa battaglia la dobbiamo portare sul tavolo del piano d'azione, perché è una battaglia per consentire a tutti, ai cittadini che anche da genitori stranieri, ma anche noi, piuttosto che ai rifugiati, che chiedono asilo, che hanno la possibilità di essere tesserati, di praticare attività sportiva senza limitazioni e senza discriminazioni, credo che sia una conquista ancora da ottenere, e che questo tavolo questo piano d'azione dovrà tenere conto. L'altra cosa di cui dovrà tenere conto, secondo me, sono le mille pratiche quotidiane che attraverso lo sport, utilizzando lo sport, fanno veramente fanno sì che l'Italia sia un'Italia multietnica, sia un'Italia interetnica e interculturale. Io credo che questo è uno degli esempi di modelli che possiamo portare noi sulla questione mondiale di razzismo, un vero e proprio laboratorio interculturale che attraverso lo sport e di altre discipline sportive è riuscito a diventare un modello moltiplicatore, insomma, per molte altre situazioni locali. Credo che, insomma, noi questo possiamo mettere e questo vogliamo fare in un hub, magari può essere più forte, rafforzato, forse secondo me togliendo la R finale, perché può essere un ufficio lanciare anche discriminazioni, però non razziali, anche discriminazioni. Grazie per essere.